una scelta da ponderare bene quella dell'auto, costi di acquisto, di gestione, caratteristiche di spazio e prestazioni. E se fosse elettrica, bisognerebbe fare i conti con un esborso iniziale elevato e un'autonomia limitata. Per contro, ci si porterebbe a casa un'auto dalla guida divertente, fulminea e accelerata, che non inquina, consuma solo energia elettrica, meno costosa del carburante, e ha costi ridottissimi di manutenzione. Certo, il ventaglio delle possibili opzioni si restringerebbe enormemente, tanto che in pochi minuti riusciamo a raccontarvele quasi tutte. Smart elettrica, disponibile in versione 4-2, anche cabrio, e 4-4, la 4 posti. È la più economica del mercato e forse anche la più coerente. Una city car da utilizzare per piccoli spostamenti urbani, 160 km l'autonomia dichiarata. Quelli reali sono un po' meno, meglio ricaricarla tutte le sere. Prezzi a partire da 24.000 euro. Un po' più di 25.000 costa la Renault Zoe, che per gli euro aggiuntivi raddoppia l'autonomia e regala i posti dietro. 10.000 euro in più, sul conto, per la Nissan Leaf, l'elettrica più venduta in Europa, che condivide lo stesso posizionamento di listino con Kia Soul e Hyundai Kona, entrambe nella versione a zero emissioni. Sui 40.000 si attestano invece la BMW i3, 260 km senza pensieri e possibilità di scegliere anche la performante variante S, DS3 Crossback e-Tense, già ordinabile ma in consegna a fine anno con la promessa di 430 km di autonomia, e la veterana Volkswagen Golf elettrica. Volete stare comodi e non avete problemi di budget? Un bel SUV a corrente fa il caso vostro. Mercedes EQC. 408 cavalli di potenza e prime consegne previste per ottobre. Costa almeno 77.000 euro. Jaguar I-Pace. 81.000 euro anche qui, 400 cavalli e 480 km di autonomia. Audi e-tron, 84.000 euro per guidare 4,90 m di SUV con la coscienza a posto. E infine la più grande, più costosa e più veloce. Ali di gabbiano, 5 metri di lunghezza, prezzo da 95.000 euro, e la versione performance da 611 cavalli che risolve lo 0-100 in 3,1 secondi, come una supercar. Ma ormai sospettiamo tutti che le vere supercar siano proprio queste.